Buonasera a tutti. Ormai ci conoscete bene, AMI Umbria è il coordinamento delle associazioni micologiche dell'Umbria. È nato nel 2010 per volere delle associazioni al momento presenti, micologiche presenti nella regione, che oggi sono diventate 6, abbiamo avuto un nuovo ingresso recentemente. Sono il gruppo micologico Ternano, il circolo micologico naturalistico Perugino, il gruppo micologico Valle Spoletana, il gruppo micologico Folignate e l'associazione micologica Ugubina e il gruppo micologico Gualdese, che è l'ultimo arrivato. Siamo alla 16ª giornata di questi incontri, 24 sono quelli che sono previsti e che termineremo più o meno dopo la metà di maggio. Questi incontri hanno scopo di divulgare le conoscenze sui funghi per salvaguardare l'ambiente e prevenire le intossicazioni. Un obiettivo abbastanza importante, che però credo che stiamo in qualche modo centrando. Abbiamo deciso di assumere questa iniziativa, proprio importante, corposa, 24 sono tante, 24 serate, anche e forse soprattutto per le difficoltà che abbiamo ad incontrarci con i nostri soci, con gli amici con i quali abbiamo sempre dei confronti. Stasera abbiamo Aldo Brando De Angelis, che è qui a fianco a me, che tratterà un argomento strettamente legato al mondo dei funghi e della micologia, il riconoscimento delle piante, indispensabile per conoscere bene le principali associazioni fungine con i nostri boschi e con le piante che abbiamo nei nostri boschi. Perciò buon ascolto, passo la parola a Pierluigi. E per me è un grande piacere poter presentare colui che si autodefinisce il micologo più anziano dell'Umbria. Io dico il decano dei micologi, una persona che insieme ai suoi amici ternani, in particolare Giorgio Materozzi, ma anche il compianto Sarnari, hanno dato vita a una cultura micologica nel Ternano, che poi si è espansa piano piano in tutta l'Umbria e non solo. Il gruppo micologico Ternano è infatti autore, promotore di mostre anche fuori del proprio territorio. Questa persona che si autodefinisce il micologo più anziano dell'Umbria è Aldo Brando De Angelis. E mi è stato detto che ha appena compiuto 85 anni, quindi in primo luogo gli faccio gli auguri e i complimenti per questo suo traguardo. È iscritto al Registro Nazionale dei Micologi, tenuto presso il Ministero della Sanità, al numero 279. Il mio numero di iscrizione, e ho acquisito la qualifica di micologo nel 2006, è 2049. E quindi si comprende da quanto Aldo Brando è attivo nella diffusione della cultura scientifica micologica. Egli è anche iscritto ai ruoli dei periti ed esperti presso la Camera di Commercio, è stato dipendente della sanità, del Servizio Sanitario Regionale come ispettore di igiene, è socio fondatore del gruppo micologico Ternano, costituitosi nel 1980, e a me piace dire anche è stato uno dei soci fondatori dell'AMI Umbria, che, come ha detto Giorgio Materozzi, i gruppi micologici allora operanti in Umbria hanno voluto istituire nel 2010. Grazie Aldo per tutto ciò che hai fatto per noi, per la micologia, per questo tuo contributo che sarà estremamente attuale e di grande interesse. Buona conferenza. Vai, puoi partire. Buonasera. Quindi questa sera parliamo di alberi dei boschi. Nel nostro mondo sono presenti molte forme di vita, vegetali, animali, microorganismi e funghi. Soltanto i vegetali sono organismi viventi in modo autonomo,
autotrofi, perché capaci di trasformare per mezzo della fotosintesi clorofilliana sostanze inorganiche, anidride carbonica dell'aria ed acqua e sali minerali dal terreno, usufruendo della luce solare come fonte di energia, sintetizzando così sostanze organiche con cui si alimentano, crescono e si riproducono. Si realizza così una catena alimentare che ha origine dalle piante, a cui partecipano tutti gli altri esseri viventi, piante, animali, batteri e funghi, che possono in tal modo acquisire attraverso l'alimentazione l'energia necessaria per compiere tutte le azioni della vita, crescere, muoversi e riprodursi. I funghi che ci interessano sono perciò eterotrofi, come gli animali e i batteri, e trovano nel loro ambiente di vita le sostanze organiche energetiche con cui alimentarsi. Essi vivono con le piante in modo saprofita o simbionte, come spiegato. È utile pertanto per i ricercatori e gli studiosi di funghi conoscere anche gli alberi per una proficua raccolta. E vediamo l'ecosistema naturale. L'ecosistema naturale, anche quello dove si orienta la ricerca dei funghi, è l'insieme di ambiente abiotico e minerale, quindi aria, acqua, suolo, e biotico, organismi viventi, piante, animali, funghi e batteri. Con le loro infinite relazioni regolate dal clima e dalle stagioni. Aspetta. Allora, sto su share screen o devo ricominciare? Ricominciamo. Devo ricominciare da share screen. Share screen. Ho pigiato, condividi, nascondi. Vado a riprendere PowerPoint. Eccolo. Lo faccio partire. Ricomincia da capo? No, io farei avanti. Vabbè, dai, vai avanti. La pagina, non... Ok, vai avanti. È pertanto utile per i ricercatori e gli studiosi dei funghi conoscere anche gli alberi per una proficua raccolta. L'ecosistema naturale, anche quello dove si orienta la raccolta dei funghi, è l'insieme di ambiente abiotico e minerale, aria, acqua e suolo, e biotico, organismi viventi, piante, animali, funghi e batteri, con le loro infinite relazioni regolate dal clima e dalle stagioni. Si raccomanda perciò l'attenzione a non danneggiare, alterare in alcun modo gli ambienti boschivi naturali. Non c'è possibilità di vita per nessuno senza le piante. Per riconoscere gli alberi occorre osservare per quanto possibile ogni loro parte: l'albero completo, il fusto, i rami, la corteccia, i fiori e i frutti, le foglie, la forma, aghifoglie o radifoglie, caduche o persistenti. E vediamo alcuni cenni di botanica. Le foto mostrano le criptogame e le fanerogame, i cinque regni degli esseri viventi. Quindi quello che interessa a noi naturalmente è quello dei vegetali, che è posto al centro della scheda. Le piante si suddividono poi in due gruppi, criptogame e fanerogame. Le criptogame sono le alghe, gli equisedi, le felci, cioè tutte quelle piante
che si riproducono per spore anziché per seme. Quelle invece sono classificate invece come fanerogame le piante con fiore che maturano semi per la riproduzione della specie. I fiori delle fanerogame costituiscono gli organi di riproduzione sessuale e sono portatori di cellule maschili, il polline, e cellule femminili, gli ovuli. I colori, le forme, i profumi, i colori dei fiori servono per attrarre gli insetti pronubi. I fiori possono essere maschili, femminili o ermafroditi e possono trovarsi insieme sulla stessa pianta, in questo caso monoica, o separati su due piante diverse ma della stessa specie, e sono le piante dioiche. Le piante fanerogame comprendono le gimnosperme con semi nudi e le angiosperme con semi chiusi nell'ovario. Questa è la differenza. Ovuli, divisione delle gimnosperme o aghifoglie, hanno ovuli inseriti direttamente su squame del fiore femminile, senza ovario, stilo, stigma e semi. I semi sono nudi, non chiusi in un ovario. Piante legnose, arboree, cespugliose, comunemente chiamate aghifoglie, perché le foglie sono aghiformi o squamiformi, generalmente sempreverdi ed in maggioranza monoiche. L'infruttescenza è spesso una pigna. Piante legnose. L'infruttescenza è spesso una piglia, uno strobio o cono, onde il nome anche di conifere. Le conifere si dividono poi nelle seguenti famiglie e generi: le pinacee, le taxodiacee, cupressacee e taxacee. Le famiglie principali sono delle pinacee, sono gli Abies, Epicea, Larix, Pinus, Pseudotsuga e Cedrus. La famiglia delle taxodiacee comprende il genere Taxodium, la famiglia delle cupressacee comprende i seguenti generi, Cupressus e Juniperus. La famiglia taxacee comprende il genere Taxus. Qui nelle immagini noi vediamo alcuni dei segni, e quello a sinistra, il primo, mostra l'evoluzione del fiore che mano a mano, dopo essere stato fecondato, produce un frutto, e il frutto è la protezione che può fare per ogni specie, che può essere fatta dalla pianta, la protezione del seme. Il seme si troverà dentro il frutto protetto e dentro il guscio del seme, che di solito è legnoso. Quel seme sarà in grado di produrre una nuova pianta della stessa specie. Beh, vediamo la famiglia delle taxacee, che sarebbero i boschi di conifere, la famiglia delle pinacee. Questo qua. Vediamo la Picea abies eccelsa, l'abete rosso o peccio. Grande albero con chioma piramidale, vediamo prima l'abete bianco o abies alba, una specie di conifera molto presente sulle Alpi ma anche sull'Appennino nei rimboschimenti dagli 800 e 1800 metri di altitudine. Grande albero con chioma piramidale sempreverde, tronco alto e diritto. Con corteccia pallida desquamata in piastre sottili. Le foglie lineari appiattite, disposte sui rami in due serie opposte, scanalate lungo la nervatura centrale, di colore verde scuro sopra e di sotto, con due linee longitudinali bianche. Andiamo avanti.
Vediamo poi, qui vediamo nelle immagini, in questa immagine vediamo le foglie dell'abete bianco, che hanno quelle, sono piatte, sono poco lunghe e poco appuntite all'estremità, altrimenti hanno una forma appunto aghiforme. E queste foglie sono disposte su due lati del rametto. Possono crescere al di sotto delle queste foglie i fiori maschili. Vedete questi piccoli amenti che si trovano al di sotto della foglia. Possono crescere, anzi crescono senz'altro al termine del rametto, possono crescere questi fiori femminili che vedete hanno già una forma di cono, sono già coniformi e i semi, i fiori, costituiscono i fiori. Ed hanno tra una placchetta e l'altra nella fessura hanno l'ovulo che diventerà il seme, si sviluppa in quello spazio. Ecco, l'ovulo alla fine avrà preso questa forma di strobilo piuttosto conico allungata e con tutte le placche a protezione degli ovuli disposte in modo elicoidale tutto intorno, ma sovrapposte ad embrice. Al di sotto di queste piante, questi frutti, queste pigne sono disposte verticalmente, crescono verso l'alto e quando il seme è maturo non cade tutta la foglia, cade soltanto squama per squama e di conseguenza seme per seme sul terreno. Questo è anche un utile per il riconoscimento della specie. Al di sotto possiamo trovare il Lactarius come funghi, il Lactarius salmonicolor, possiamo trovare anche la calocera viscosa, però questo, contrariamente al Lactarius salmonicolor che è commestibile, la calocera viscosa è tossica e non è commestibile, insomma, naturalmente, anche perché è talmente dura, elastica, che non è digeribile. Ecco, l'abete, adesso vediamo l'abete rosso. L'abete rosso, Opicia eccelsa, è un grande albero, un chioma piramidale sempreverde, presente nei boschi, soprattutto alpini, ma anche nei rimboschimenti appenninici, a quote elevate. Il tronco è diritto, con corteccia grigio-rossastra, desquamata, corteccia grigio rossastra descomata in piastre rossastre sui rami. Foglie aghiformi, alcune disposte a spirale intorno ai rami. Chioma è verde uniforme, fiori femminili in primavera rosso vivo, spigne allungate rossicce, penduli che si distaccano e cadono in terra insieme. Più grandi, più grandi di tutte le specie europee di pini. Quindi vedete qua dalle fotografie, quando abbiamo detto, la corteccia degli alberi che è grigio con delle placchette che si distaccano, le foglie disposte tutte intorno al rametto, non in posizioni opposte come nel precedente, e di fiori maschili e femminili sulla stessa pianta ma separati, e vedete quanto sono belli i fiori femminili, che piccolini, per cui di solito si trascura l'osservazione di questo particolare, ma sono molto graziosi. Al di sotto di questi alberi si trovano i Poledus edulis, sono porcini tra le specie migliori commestibili, e il Gomphus clavatus, che è una specie di grosso cantarello, anche questo
commestibile e ricercato. Vediamo adesso il larice, Larix decidua, specie alpina poco presente nell'Appennino, tronco diritto ed alto, chioma conica poco fitta, pianta monoica. I fiori sono femminili, in piccole infiorescenze rosse, foglie caduche disposte a fascetti, gialle in autunno, pigne piccole, 4 cm circa, con scaglie imbricate. Ecco, qui vedete le varie foglie come sono disposte sul rametto, questa volta sono disposte a ciuffetti, ciuffetti di 15, 20, 25 aghi ogni ciuffetto. Queste foglie hanno la caratteristica particolare per quanto riguarda le conifere di diventare gialle e cadere in autunno, e quindi l'albero rimane spoglio. I fiori sono anche in questo caso piccolini e graziosi, e le pigne non sono molto grandi, sono abbastanza piccole, maturano e lasciano i propri semi. Quando la pigna matura, il cono maturo, aprirà le scaglie e lascerà cadere i semi verso il terreno. Sotto possiamo trovare sul terreno Boletus cavives, vedete il campo cavo, è la caratteristica di questo fungo che gli ha dato il nome poi, ed è un fungo commestibile. Altro fungo che possiamo trovare qui sotto è Albatrellus ovinus, che ha questo nome, anche questo fungo particolare, perché sembra, quando si trovano questi gruppi così numerosi sul terreno, questo, perché è un fungo gregario, sembra un piccolo gregge di pecore. Danno questa impressione. E passiamo al genere Pinus, i vini più frequenti che vedremo sono il Pinus nigra, Pinus pinaster, Pinus alepensis, Pinus silvestris, Pinus pinea e Pinus strobus. Ce ne sono ancora altri dei pini, ma non vengono trovati frequentemente nei nostri boschi. Vediamo il pino silvestre, pino rosso. Sono alberi ad alto fusto, sempre verdi, tronco e rami principali rossastri, da qui il nome di pino rosso. Piante monoiche e l'infruttescenza è un cono legnoso a scaglie, pendulo e di piccole dimensioni, sessile, che matura nel giro di 2 anni. Al di sotto troviamo funghi come l'Attarius porninsis, commestibile ma non di grosso valore, perché ha un odore e sapore un po' particolare, sa di buccia d'arancia un pochettino, mentre la Russula emetica è tossica, quindi provoca intossicazioni gastroenteriche. E vediamo ora il Pinus nigra. È un pino nero, cosiddetto, per questa sua colorazione della chioma, che è di un verde scuro. Il tronco è alto e diritto, anche in questo caso, con corteccia grigio-violetto o scuro desquamata. I rami orizzontali, aghi appaiati, rigidi e pungenti, sono piuttosto pungenti. Amenti, mazzetti terminali giallo-arancio. Le pigne sono coniche, ecco, questi sono i fiori, dei fiori gialli perché ormai stanno vicini alla maturazione, e invece i piccoli coni femminili ancora devono essere, saranno stati impollinati forse, ma ancora non credo, sono troppo giovani ancora. Gli aghi appaiati, rigidi e pungenti, amenti in mazzetti terminali giallo-arancio. Le pigne sono coniche, rossicce, con squame leggermente mucronate. Mucronate significa che su ogni placca, su ogni squama,
la parte esterna, quello scudo si chiama, c'è un piccolo mugrone, un rilievo pungente sulla squama. Sono pigne coniche, rossicce, con squame leggermente mugronate, abbiamo detto, albero sempreverde, spesso utilizzato per rimboschimenti. Qui pure troviamo funghi come la Clidocyba alexandrii, anche questa considerata non commestibile perché di sapore e di odore sgradevole, e il Tricholoma terreum, che invece è abbastanza ricercato e presente nella tarda stagione autunnale. Vediamo il pino domestico, pino da pinoli, questo è il Pinus pinea, ha diversi nomi, sempre lui, pino domestico, pino da pinoli, presente soprattutto lungo le coste mediterranee e nei parchi e viali. Il portamento è ad ombrello, chioma verde intenso, sempre verde, aghi appagliati lunghi e rigidi, pigne grandi, bruno rossicce, semi senza ali e commestibili. Ecco, qui vediamo le foto, vedete che i fiori maschili se ne assomigliano un po' tutti, quelli dei pini, e anche quelli femminili, quindi non è facile distinguerli distinguere la specie attraverso l'osservazione del fiore, specialmente quello maschile. Comunque il fiore maschile è così, ha tanti amenti riuniti intorno a un rametto e questi producono il polline per la fertilizzazione degli ovuli che si trovano già all'interno del fiore femminile. Troviamo sotto questi alberi i pinaroli, questi funghi che sono discreti, commestibili. Si consiglia di levare la buccia, sono un po' meno scivolosi perché sono un po' viscidi, insomma, come consistenza. Mentre bellissimo è il Phomitopsis pinicola, bellissimo perché è di grosse dimensioni, ha dei colori un po' particolari con una certa variabilità, e al di sotto trova il limenoforo nella parte sottostante, sgocciola un liquido denso biancastro, quindi è una caratteristica un po' particolare. E questo è il Phomitopsis pinicola, infatti fa sui pini. Vediamo il pino d'Aleppo. Questo è un pino che è presente nella nostra regione, ma è presente un po' in tutta l'Italia centrale. È una specie originaria del Medio Oriente, Aleppo infatti è una città della Siria, cresce spontaneo nei monti dell'Italia centrale e meridionale. Portamento variabile, è disordinato come chioma, cresce nei luoghi anche scomodi, anche difficili da raggiungere. Cresce spontaneo nei monti d'Italia centrale, spesso disordinato nella chioma, corteccia chiara, rossastra, grigio cenere nei rametti terminali. Aghi appagliati, molto flessuosi. Pigne coniche lunghe e rossastre. Ed ecco che troviamo qua i funghi del Pinus alepensis. Questi sono i coni, vedete il cono che non è ancora maturo e ha le squame chiuse per proteggere più possibile gli ovuli, in questo caso il seme, perché sono già fecondati, ma quando sono maturi queste squame si aprono e lasciano cadere i semi. Vedete invece sulla foto dell'albero che non già una difficile da definire la forma di quest'albero, perché sono alberi disordinati, che ramificano in tutti i versi. Però sotto troviamo un fungo ricercato per la sua qualità organolettica, che è il Lactarius sanguiflus, uno di quei lattari al lattice rosso che sono tutti commestibili, e vi assicuro che sono ottimi arrostiti. E vediamo il pino marittimo, il Pinus pinaster. Questo cresce nelle zone mediterranee. Questo è un elegante albero grande, sempre verde, scuro, con aghi grossi, rigidi e pungenti, riuniti in coppia. I coni femminili sono
più grandi di tutte le specie europee di pini. Le squame dei coni hanno numerosi mucroni acuminati, qui si vedono bene. Le pigne crescono a gruppetti sui rami e vi rimangono per alcuni anni prima di aprirsi. Ecco, i semi hanno la caratteristica di essere alati, con avere un'ala che gli consente di essere trasportati dal vento anche a distanze considerevoli, affinché la specie si possa diffondere. E vediamo il pino strobus. Ecco. Il pino strobus è un pino di origine americana con chioma rada verde tenue, aghi riuniti in mazzetti di 5, flessibili e lunghi. I fiori femminili rosa in infiorescenze coniche, coni grandi, lunghi, cilindrici, penduli di colore marrone e rossiccio, presenti per lo più nei parchi e giardini a scopo ornamentale. Vediamo le foto 50. Ecco, bellissimo, bellissimo l'albero, e sono caratteristiche anche le pigne, che piuttosto, sono piuttosto cilindriche più che coniche. Insomma. È un pino a 5 aghi, e anche questa è una caratteristica particolare che ce lo fa riconoscere facilmente. Tenete presente che è un gruppo quello dei pino, degli strobi, del pino strobo, un gruppo di pini molto simili. Sotto troviamo il Suillus luteus, che è un pinarolo con l'anello, quindi con le stesse caratteristiche di commestibilità, forse un po' migliore, però un po' più difficile da trovare. E passiamo alla Douglasia, a Pseudo Tsuga mensiesi, sarebbe l'abete di Douglas, specie nordamericana importata, ora presente in alcuni rimboschimenti, grande albero slanciato con foglie aghiformi appiattite disposte tutte intorno al rametto, ai rametti, con odore di arancia allo sfregamento, pigne pendule che si staccano intere con sopra ogni squama un'altra squama sottile sporgente a tre punte. Ecco, la vediamo qui nell'immagine, c'è una piccola lamina a due punte che esce nella fessura tra una squama e l'altra. Sotto è qui tutta la fioritura di un altro Douglas, e sotto troviamo un fungo un po' particolare perché è simbionte della Douglasia ed è il Suillus lacei. Sulla commestibilità non ci sono note particolari perché è abbastanza raro trovarlo. Passiamo dunque alla specie nordamericana, abbiamo detto. No. Vediamo adesso il cedro, i cedri, funghi del genere Citrus, sono delle conifere. Cedrus atlantica è il più conosciuto, il cedro dell'Atlantico, originario del Nord Africa presso la catena e dorsale montuosa dell'Atlante. Albero piuttosto rustico, con crescita veloce, utilizzato anche per opere di rimboschimento e per scopi ornamentali in parchi e giardini. Chioma sempreverde, leggermente conica, con rami ascendenti distanziati a ripiani. Coni maschili di colore verdastro, poi giallo, che liberano il polline in settembre. Infiorescenze femminili in coni o pigne ovali con apice appiattito. Sono di colore bruno a maturazione dei semi, cioè quando cominciano a cadere le squame, finché resta sul ramo soltanto l'asse centrale persistente per lungo tempo. Quindi alla fine rimane solo l'asse centrale, tutte le squame sono cadute, quindi anche i semi di conseguenza hanno seguito lo stesso destino e vanno all'avventura di una nuova crescita, di una nuova pianta. Dello stesso genere, molto simili, troviamo altre due specie, il Cedrus libani
e il Cedrus deodara, ma le caratteristiche sono minime. Cupressus sempre, sotto troviamo questa geofora sumneriana, vedete che è un fungo che si apre a coppetta e non è commestibile, ma è anche grazioso da vedere. Qua troviamo poi il Trigonoma cedretorum, che è un altro fungo abbastanza raro da trovare, che si trova soltanto sotto i cedri e si trova al boschetto di cedri. Anche questo però non è commestibile, neppure il cortinario Hercules che troviamo nello stesso ambiente. E passiamo alle cupressacee. No. Passiamo alle cupressacee. Cupressus sempervirens, il cipresso. I cipressi sono alberi monoici con fitta chioma sempreverde, molto ramificata, alberi da lento accrescimento ad alto fusto, comportamento colonnare o piramidale, molto longevi, vivono fino a 3.000 anni. Ah, l'avevo già girato. Ecco, vedete altri, la ramificazione dei cipressi. Vedete quanti rami fitti hanno, e anche la chioma è molto fitta. Da scondiglio, ottimo per la nidificazione degli uccelli. Le squame sono, in questo caso non troviamo gli aghi, anche se sono delle aghifoglie. Troviamo delle squame che sono disposte sui quattro lati del rametto, vedete, in un modo molto ordinato, mentre invece il frutto, cioè la pigna, è formata da 12, di solito da 12 di queste squame, che però internamente sono collegate a due, e nello spazio tra una squama e l'altra maturano i semi. Fogliame scuro sempreverde, foglie piccole e persistenti a forma di squame opposte, aderenti al rametto e con odore sgradevole. Coni rotondeggianti con placche opposte collegate a coppia. Pianta tipicamente mediterranea che cresce bene vicino al mare, coltivato per rimboschimenti e per ornamento nei parchi, giardini, cimiteri e lungo i viali. In Toscana e in Umbria molto spesso assume valore paesaggistico. Le foglie sono persistenti a forma di piccole squame imbricate disposte a quattro file tutte intorno ai rametti. Con il suo aspetto così severo simboleggia la malinconia. Molti artisti si sono avvalsi della loro bellezza, ricordo la poesia I cipressi di Giosuè Carducci e il dipinto I cipressi di Van Gogh. Dello stesso genere è il cipresso arizonica, anch'esso con fogliame persistente ma di colore verde glauco, che produce coni femminili con 6-8 squame rotondeggianti e di 2 centimetri circa, quindi i frutticini sono più piccoli, le piccole pigne. Passiamo a vedere il genere Juniperus, il ginepro. Questo che vedete nella foto è un ginepro strisciante che non cresce molto in altezza. Il ginepro comprende specie di alberi di modeste dimensioni o cespugli elevati o prostrati con rami eretti verso l'apice. Le foglie sono aghiformi o squamiformi. Sono piante dioiche, fiori maschili e femminili su piante separate. Stavolta. Il frutto è carnoso. Quindi possiamo trovare la pianta maschio e la pianta femmina. Il frutto è carnoso, simile a una piccola bacca chiamata galbulo, di colore nerastro.
e o porporino a maturazione, secondo le specie. Le specie più note sono il Juniperus communis, Juniperus oxycedrus, eccolo qua, questi sono i frutti rossi dell'oxycedrus, e il Juniperus sabina. Questo Juniperus sabina lo troviamo facilmente, più facilmente in città che non nei boschi, perché è molto usato per siepi, per l'ornamento dei giardini, per separazioni. E anche questo produce dei carboni, però attenzione perché sono velenosi. Le caratteristiche del ginepro ci sono, con rametto a squame. Che succede sul ginepro, soprattutto sul ginepro oxycedrus? Che ci crescono dei funghi particolari, il Gymnosporangius tremelloides e il Gymnosporangius juniperi. Questi crescono proprio attaccati sui rami, sono dei funghi parassiti che vivono a spese dei ginepri. E sono di consistenza molliccia, di consistenza tremellosa, non commestibili naturalmente. Possiamo con questo passare a vedere le latifoglie. Le latifoglie sono piante spermatofite, cioè che producono degli ovuli, con ovuli racchiusi nell'ovario del fiore. L'ovario è sormontato da uno stilo che rega in cima uno stigma, atto a ricevere i granuli pollinici di altri fiori della stessa specie. Fiori più o meno vistosi con una corolla di petali e un calice formato da sepali. Le angiosperme si dividono poi in monocotiledoni e in dicotiledoni. E abbiamo qui la famiglia delle fagacee, che fa parte di queste latifoglie, una delle famiglie più importanti anche per quanto riguarda la micologia. Nella famiglia Fagacea vediamo i seguenti generi: genere Fagus, genere Castanea, genere Quercus. Il faggio. Le faggete sono ambienti forestali che si estendono su vastissime superfici nella fascia montana appenninica in alta quota, al di sopra dei 1000 metri di altitudine, e giungono fino al limite superiore della vegetazione arborea. Sono presenti anche nell'arco alpino e formano bellissimi ed estesi boschi al di sotto della zona delle grandi conifere. I faggi sono grandi alberi con robusto fusto, forte ramificazione espansa con rami penduli. Il tronco è liscio e di colore grigio metallico. Le gemme sono caratteristiche perché affusolate ed acute. Le foglie sono di forma ovata con margine ondulato di colore verde scuro o color bronzo in autunno, quando prima di cadere. I fiori sono piccoli, gialli, i maschili e verdi femminili, con grappoli separati ma sulla stessa pianta monoica. Fioriscono in primavera con la comparsa delle foglie. I frutti, detti fagiole, sono piccole noci legnose che racchiudono uno o tre acheni eduli a sezione triangolare. Le fagacee sono tra le piante più importanti della nostra flora per le numerose specie fungine che crescono nei loro boschi, in simbiosi micorrizziche, saprofiti o parassiti. E vediamo adesso il castagneto. Ma prima vediamo i funghi che è possibile trovare sotto i faggi. Innanzitutto il Boletus estivalis, che sarebbe il porcino estivo che cresce abbondante nel periodo estate inizio autunno. La russola olivacea, questa è commestibile a condizione sia ben cotta e non poco cotta, come può avvenire con la cottura arrosto o in gradicola. La mucidula mucida,
che invece non è commestibile perché è di consistenza un po' gelatinosa, e la russola Chanoxanda, che è un ottimo commestibile. Questi sono dei qualcuno dei bei funghi che troviamo sotto le faggete. Alcuni amici sotto le faggete hanno trovato un Polyporus gigantesco, vedete, il Polyporus, il Meribilus giganteus, e quindi, però ci sono andati in parecchi, ce la faranno a portarla a casa. Questi sono tutti amici fungaroli, micologi di Roma. Bene. Il castagneto. I castagni sono alberi di grande taglia, tipici della flora mediterranea, che amano il clima mite e un basso tasso e un buon tasso di umidità. Hanno portamento massiccio, maestoso, e grandi tronchi robusti presto ramificati che diventano nodosi con la crescita. Corteccia liscia, poi fessurata e scura. La fioritura monoica dalla primavera in estate dura. I frutti sono commestibili, sono le note castagne che maturano in autunno entro caratteristici ricci spinosi. Le foglie sono grandi, di forma allungata, con bordo dentellato da punte rivolte verso l'apice. Qui si nota in quella fotografia in alto a destra. Piccolo, breve, picciolo breve, numerose nervature quasi parallele, ben evidenti. Verdi, poi marroni, cadue in autunno. Foglie grandi, abbiamo detto. Le infiorescenze femminili, composte di pochi e piccoli fiori, portati in due o tre alla base delle infiorescenze maschili. Formano boschetti i castagni nella fascia collinare submontana, spesso coltivati per la raccolta delle castagne che a maturazione cadono sul terreno. Per facilitare la raccolta delle castagne, il terreno viene ripulito, viene rastrellato, viene a volte addirittura tolta la gotica del terreno per facilitare la raccolta delle castagne. Naturalmente c'è un danno per quanto riguarda la flora fungina, perché portano via tutti i funghi e rovinano un po' l'ambiente dove noi facciamo le passeggiate. I castagni sono colpiti ora, questo periodo, da qualche anno, dall'aggressione di un insetto cinipide, un imenottero o piccola vespa, chiamata Dryocosmos curipilus, di origine cinese, che deposita le sue uova nelle gemme del castagno, cioè nelle parti più delicate, da cui dipende il crescimento dell'albero. Queste gemme tengono all'interno le larve di questo curipilus e trasformano la gemma stessa in galle che impediscono lo sviluppo sia delle foglie che dei fiori. Quindi non avremo, dove c'è presente questo insetto, le castagne ne nascono poche. E vediamo il genere Quercus. Prima però vediamo questo magnifico ovulo, è uno dei funghi più ricercati, uno dei funghi migliori, può essere cucinato in qualunque modo, può essere mangiato anche crudo, e quindi è ricercatissimo. E lo troviamo anche sotto le querce, ma anche sotto i castagni. Cantharellus cibarius, un altro ottimo fungo. La russola virescens è una delle russole migliori, di buona consistenza, di peso specifico alto e buon sapore. La manita panterina, queste se ne sono tantissime, attenzione perché qui abbiamo dei funghi anche tossici, appunto la manita panterina, ma soprattutto il Cortinarius orellanus, che è velenoso mortale. Vediamo adesso le principali querce,
caducifoglie, perché le querce, ce ne sono alcune specie, la maggior parte delle specie che sono latifoglie, caducifoglie, che perdono le foglie in autunno, e altre sono invece sempre verdi. E vediamo la Quercus caducifoglie prima. Quercus, il genere Quercus, comprende, la querce sarebbero, comprende alberi longevi di alto fusto con crescita lenta, presenti in tutto il territorio nazionale fino ad altitudine di circa 1000 metri. Comprende specie a foglie caduche e a foglie persistenti. Sono alberi facilmente distinguibili come genere per la particolarità dei loro frutti, le ghiande, che hanno una cupola squamosa saldata che ricopre la base. I fiori maschili, riuniti in amenti penduli, sono separati dai fiori femminili ma presenti sulla stessa pianta, quindi pianta monoica. Specie caducifoglie più diffuse che vedremo sono la Quercus robur o Quercus petraea, la Quercus pubescens, poi la Quercus cerris. Le specie sempreverdi sono Quercus ilex e Quercus suber. E cominciamo con la Quercus robur, che sarebbe la farnia, o Quercus peduncolata, poi vedremo perché. Grande albero molto longevo, può arrivare fino a 800 anni. Supera i 30 metri di altezza, cresce soprattutto nelle piane alluvionali, piane dove scorrono i fiumi. Tronco robusto con corteccia rotta da piccoli cubetti e strisce. Rami ascendenti a formare una grande chioma arrotondata. Le foglie obovate con lobi arrotondati sui lati e base auricolata, caduche verdi poi giallo-marrone. Amenti maschili, penduli, fiori femminili, inglomori avvolti da brevi squame protettive. I frutti sono delle ghiande ovali con cupola portante squamette acute. Le ghiande, e questo è un particolare importante, le ghiande sono riunite in gruppi di 2 o 3 su un peduncolo comune, lungo da 2 a 5 centimetri. Quindi se voi dovesse capitare di questo posto per trovare questa quercia, vedrete che molti dei caratteri corrispondono, però dice, mo con le ghiande come faccio? Guardate in terra che troverete sicuramente delle ghiande, magari seccate, magari asciutte, e potrete constatare che conservano ancora il pucciolo, che hanno questo pucciolo così lungo, per cui è chiamata anche Quercus peduncolata, per questo motivo. E andiamo al rovere, la Quercus petraea, questa è una quercia famosa, molto utilizzata nelle nostre campagne, utilizzata per segnare dei confini, per segnare delle località. Grande albero con chioma espansa, crescente sui suoli acidi, foglie con lamina ovata, lobate al margine, con base acuta ed apice arrotondato, picciolo corto, fiori maschili in amenti e femminili in piccole rosette rosse. I frutti sono ghiande sessili ai rami, quindi addirittura senza il picciolo, attaccate le ghiande direttamente al ramo. Questo particolare delle ghiande ci aiuta molto, no? La Quercus pubescens o Quercus lanuginosa sarebbe la roverella, più conosciuta col nome di roverella. È una delle querce un po' più piccoline, albero alto fino a 20 metri soltanto, ma che può anche avere portamento cespuglioso, specialmente dopo il taglio. Le foglie hanno 5 lobi piuttosto incisi, di sotto sono bianche e lanuginose, di sopra verdi, poi marroni prima della caduta. Il picciolo è corto, è specie caducifoglia, ma le foglie resistono secche sull'albero per tutto l'inverno,
le ghiande sessili raramente hanno un breve picciolo. Ecco, vedete sulla prima foto in alto a sinistra, questa lanugine che ricopre la superficie. Ecco perché è pubescente, quindi quarco pubescens viene da questo carattere. Passiamo al cerro. Il cerro è una magnifica quercia e c'ha una particolarità che si nota soprattutto quando la pianta è senza foglie, ecco come in questo caso nella fotografia. Vedete che questa quercia ha un tronco diritto dalla base fino alla punta che va su diritto e tutti i rami lateralmente. Non ramifica lateralmente come fanno le altre querce, per cui hanno una chioma rotonda. Questa è una chioma tendente al conico, chioma piuttosto conica, e crescono in altezza, crescono molto in altezza. Questo in primo piano, questo in primo piano non è un cerro. Portamento eretto fino alla cima, abbiamo detto. Le foglie sono contornate, sono a contorno ellittico con 4-9 lobi profondi fino a metà lamina, con un breve mucrone apicale, ruvide sui due lati, picciolo un centimetro e mezzo, spesso associata ad altre fagacee. Frutto con cupola emisferica coperta di squamette patenti e arricciate, ricoprendo metà della ghianda. La pianta è monoica, con fiori maschili e femminili separati, però sulla stessa pianta. Il frainetto, lo vediamo adesso, Quercus frainetto o farnetto. Grande albero deciduo dal portamento maestoso, molto longevo. Forma boschetti in media montagna, corteccia grigio scuro, fessurata, e le grandi foglie, spesso caduche, raggiungono 10 cm di lunghezza. Profondamente lobate e picciolo breve. Le ghiande sono cupola grossa, pelose fino all'orlo. E passiamo al fotocartello, le principali querce sempre verdi. Vediamo adesso i funghi che possiamo trovare sotto queste querce. Porcino nero, vedete che belli esemplari di porcino nero, Poledus aereus, e purtroppo è presente anche la Amanita phalloides, uno dei funghi più pericolosi, quindi massima attenzione quando si va a ricerca dei funghi nelle querce, perché possiamo trovare un po' di tutto, buoni e cattivi. L'area maria botrytis, seppure tossica, ha disturbi intestinali violenti, mentre invece la russola vesca è commestibile ed è una delle prime russole che crescono sul terreno ed è un buon commestibile. Le principali querce sempre verdi. E vediamo il leccio. Sono il Quercus ilex e il Quercus Super. Il leccio è una sughera e la sughera sono due specie principali di querce sempreverdi. Sono le due specie principali di querce sempreverdi della nostra flora. Il leccio cresce spontaneo sia in ambienti aridi costieri che nell'entroterra collinare, fino a 1000 metri di altitudine, formando boschi fitti ed intricati. È un albero vigoroso, con chioma espansa, dal fogliame verde scuro, abbondante e fitto. Foglie piccole, lanceolate, ellittiche, intere sul filo o dentate. Coriacee e lucide sopra, bianche e sotto tomentose. Ghiande ovate, piccole, con punta allungata, a volte in parte dalla cuticola emisferica. Le foto della Quercus supera,
La sughera è presente nelle regioni della costa occidentale italiana e in Sardegna. Simili sono la quercia grenata e la quercia pseudosughera, presenti sporadicamente nei nostri boschi di latifoglie. La sughera è un albero di medie dimensioni, con corteccia suberosa e grossa, di colore grigiastro beige, da cui si ricava il sughero. Le foglie sono piccole, simili a quelle del leccio, ma con meno nervature. Piante piccole, ovali, con punta breve, coperte da cupola suberosa. Vediamo foto cartello 118. I funghi che troviamo sono tante specie sotto i lecci. Ne mostriamo alcuni, come il Leccinellum lepidum, che è commestibile, ricercato nel tardo autunno. La Leozia lubrica, che invece è un fungo non commestibile, solo grazioso. L'Higrophorus erustula, un altro fungo commestibile abbondante nella crescita sotto i lecci. E il Tricholoma ori rubens, che a gruppetti lo troviamo abbastanza spesso. I boschi di collina e media montagna, le corilacee. E vediamo il carpino, sono il carpino, varie specie, Carpinus betulus. Il carpino betulus, i Carpinus betulus sono alberi di medie dimensioni, talvolta sono arbusti, crescono in pendici assolate dei monti, generalmente tagliati per la legna. Hanno il tronco slanciato, noduloso, solcato per l'età. La corteccia è grigia, liscia e sottile, i rami ricadenti. Le foglie sono verdi, intere, ovate, dentate sul bordo con molte nervature e apice acuto. Fiorisce contemporaneamente all'emissione delle foglie, prima con fiori maschili riuniti in amenti penduli, poi con infiorescenze femminili all'apice dei rami. Ha fiori femminili che producono piccole nocule racchiuse in brattee trilobate, con il lobo centrale più lungo, verdognolo e di consistenza coriacea. E vediamo il carpino nero. Ostia. Ostia carpinifoglia. È una pianta cespugliosa simile al carpino bianco, presente in media montagna, con chioma rotondeggiante e corteccia del tronco ben ramificata di colore grigio rossiccio. Foglie simili ma più piccole di quelle del carpino. Infruttescenze dense e raccolte simili a leggeri strobuli verdastri, poi giallastri, in cima ai rametti. I fiori maschili sono riuniti in amenti penduli. I frutti sono piccole nocule inserite alla base delle brattee fiorali. Il nocciolo, tuber estivum, lo possiamo trovare sotto i carpini. E sotto i carpini troviamo anche la russula violepes. Vediamo ora il carpino nero. No, abbiamo visto adesso il nocciolo. Nocciolo. Arbusti rustici o alberelli spontanei nel bosco, nel sottobosco o ai margini del bosco. Viene coltivato per i suoi semi commestibili, le nocciole. Viene utilizzato anche nell'impianto di tartufagli. Pianta poco longeva, circa 30 anni, con foglie caduche e le foglie sono alterne sui rami, larghe e con margine dentato. I fiori maschili sono in amenti giallognoli, già presenti in inverno, sui rami senza foglie, e così anche i fiori femminili, piccoli e rossi. Funghi che troviamo insieme al... Questi alberi sono Polyporus e Corylinus, commestibile, Lactarius
Pyrogalus non commestibile. Troviamo però anche i tartufi, Tuber melanosporum, e questo è il tartufo pregiato di Norcia, che tra poco, di cui tra poco si farà la raccolta. Finita, come stiamo a maggio? Eh beh, a maggio ricominciamo. Allora, gli aceri. Ecco. Quella lì, gli aceri, è una famiglia di piante arboree tipiche delle regioni temperate dell'ambiente e dell'emisfero settentrionale, alcune con alto fusto. Alcune specie sono autoctone, native dello stesso luogo in cui vivono. Foglie generalmente palmate e opposte con lunghi piccioli. I fiori piccoli e verdognoli, frutti alati, sono delle disamare. Il frutto è indeiscente, formato dall'unione di due samare alate. Moltissime sono le specie esistenti, alcune delle quali spontanee ed autoctone anche in Italia. Il riconoscimento della specie è possibile soprattutto con l'esame delle foglie e dei frutti. In autunno le foglie ingialliscono, poi arrossano per mancanza di clorofilla. La calocibe gambosa, possiamo trovarla, è un fungo primaverile, e possiamo trovarla nel bosco, in montagna, anche oltre che sotto le piante spinose, ma anche sotto l'Acer mospessulanum. E vedete, qui c'è un fungo fotografato nel suo habitat, in questo caso, dove si notano le foglie dell'Acer mospessulanum, che sta ricrescendo in piccoli cespuglietti. E questo fungo, ottimo commestibile, ricercatissimo, è difficile da trovare perché si nasconde bene sotto gli spini o sotto le foglie secche o sotto queste pianticelle, questi cespuglietti. Eccolo qua, questo è l'Acer mospessulanum con le foglie trilobate e le due samare, i frutti di questa pianta, che però non sono allargate ma sono abbastanza quasi parallele. Grazie per l'attenzione. Bene, complimenti ad Aldo. Bene, Aldo. Sì, buonasera a tutti e complimenti anche ad Aldo. A parte, ci scusiamo per il piccolo inconveniente all'inizio di partenza, poi dopo è partita un po', è andata tutto liscio. Perfetto. Ma neanche sembrava, Giorgio, registrata, comunque. Sì, no, dunque, diciamolo, questo intervento è stato registrato da noi per problemi tecnici, non si sarebbe potuto fare stasera con Aldo Brando, e allora l'abbiamo registrata qualche giorno fa. Ora abbiamo Aldo Brando in linea sul telefono per poter rispondere alle 4, 5, 6 domande che sono state rivolte sull'argomento che è stato trattato. Ciao Aldo, ci senti? Lo sentiamo noi in diretta? Ma magari amplifichiamo un po'. No? Penso che si senta male, che dite? Io sento bene. Lo so, tu senti, ma non si sente sul computer. Niente, no, io ho il telefonino qui proprio sul microfono, però evidentemente si sente male. Niente, dovremmo rispondere noi alle domande, Aldo, non funziona sta cosa. Adesso rispondiamo noi, tu mi dici se diciamo qualche stupidaggine, casomai. Allora, niente, abbiamo alcune domande. La prima è quella di Claudio Barbo. Dice: se è vero che nei cimiteri vengono piantati i cipressi perché hanno le radici che, scendendo dritte, non recano danni alle tombe. Sì, ci
Niente, no, non si riesce a sentire, Aldo. Non si riesce allora, a sentire, rispondiamo noi. Rispondiamo noi, Aldo, non si riesce, non funziona sta cosa. Dunque, niente, sta cosa che scrive Claudio Barbo è una cosa abbastanza, diciamo, veritiera, probabilmente, perché in effetti le radici dei cipressi sono delle radici a cittone e non si espandono orizzontalmente, e certamente quello sarebbe un problema dentro una zona cimiteriale, perciò un fondo di verità c'è certamente in quella domanda. L'altra domanda è quella di Lorita: sotto i pini si possono trovare i tartufi, e se sì, che varietà? Chi gli risponde? Gli posso rispondere io. Sotto il pino, no, mi sembra che se sotto i pini si possono trovare tartufi, beh, certamente sì. Ad esempio il bianchetto, il tuberborchi, è un tartufo naturalmente meno pregiato del tartufo bianco, che di solito, diciamo, lo possiamo trovare anche nelle pinete costiere. E poi anche il nostro tartufo estivum, che diciamo micorrizza con diverse essenze arboree, lo possiamo trovare anche nei rimboschimenti di pino nero che troviamo nella nostra regione, e anche in alcune, diciamo, concentrazioni di pino d'Aleppo. Mentre il tartufo pregiato, il nero di Norcia, questo no, questo lo troviamo soltanto in ambiente in ambiente sotto latifoglia, prevalentemente carpino, roverella, e in un terreno, diciamo, molto basico. Aldo, Sandro Volpi fa un'altra domanda: i fiori maschili e femminili stanno sulla stessa pianta? Diciamo, l'ha accennato Aldo, no? Possono stare sulla stessa pianta e possono stare su piante diverse, questa a seconda della specie. Alcune piante hanno il fiore maschile e femminile magari su rami diversi, ma nella stessa pianta. Altre invece hanno bisogno, cioè la pianta maschio, la pianta femmina, e hanno l'una il fiore maschile e l'altra il fiore femminile. E l'impollinazione avviene con i vari sistemi, anemofila con il vento, oppure per impollinazione anche con gli insetti, a seconda del tipo di pianta che abbiamo. È la distinzione che ha fatto Aldo inizialmente, no? Tra, esatto, l'ha detto Aldo inizialmente quando faceva il discorso generale. Aldo Cultraro dice: castagne e querce che rapporti hanno con la crescita dei boleti? È un porcinaro. Bella domanda questa. La diversità di crescita è legata alle condizioni climatiche o a cos'altro? È una domanda bella complessa, che bisognerebbe fare una serata, voglio dire, no? Però, poi magari diciamo, neanche, però neanche diciamo una cosa molto generale e generica, se vogliamo. Castagni, querce e faggi sono boschi dove troviamo molte boletacee, i porcini in particolare, che tu penso immaginavi nella domanda. Certamente la base è che sono piante che accettano le micorrize di queste specie, intanto, no? Queste specie micorrizzano quel tipo di alberi. Poi certamente la crescita, abbondante, non abbondante, la presenza, non la presenza, un anno ci sono, l'altro anno non ne troviamo nemmeno uno, è certamente dovuta alle condizioni fisico-chimiche che si presentano nel bosco, dove la parte importante viene fatta dall'umidità, dalla presenza dell'insolazione, dal vento e via discorrendo. È questo che poi contribuisce alla presenza o meno di queste entità nei vari boschi. Spero di aver risposto ad Aldo in qualche modo. Poi abbiamo ecco, qualcuno chiede, vorrebbe sapere qualche cosa sulle calle della querca. Della querca. Diciamo, Paolo. Le galle della quercia, diciamo, ne esistono diverse. Intanto non sono solo sulle querce, ecco. Non sono solo sulle querce, diciamo, sono
strutture indotte generalmente da insetti che magari vanno a depositare lì il loro uovo e oltre a deporre le uova danno dei messaggi alla pianta che la costringe a modificare l'accrescimento, i tessuti di crescita in modo tale da favorire la protezione della larva e anche il suo nutrimento. Quelle più comuni è il Quercus toge, no? Quella pallina che troviamo spesso nella quercia e con la quale mi ricordo da ragazzini che giocavamo, la scavavamo e ci facevamo delle finte pipe. Oppure c'è il Quercus collari che è perfettamente rotonda. Ce ne sono di diverse specie perché ogni insetto che induce questa puntura, questo deposito di uova nell'albero, produce in relazione alla specie una galla diversa. Dunque, l'ultima domanda è di Paolo Calemme, che ci dice una cosa che è vera. Io mi sono andato a riguardare, intanto lui aveva scritto, mi sono andato a guardare quello che c'era nel PowerPoint. Il Lactarius cordyceps non è esclusivo dell'arice, sì, è esclusivo dell'arice. E per errore era andato a finire, non mi ricordo, sul pino nero, sull'abete rosso, se non vado errato. No, è un esclusivo. È uno dei funghi esclusivi dei larici, perciò è fatto bene a farcelo vedere, è stata... E anche un fungo che in qualche zona consumano pure, nonostante sia il lattice bianco. Sì, non è un gran fungo, però ha quel sapore a base aranciata. Che è... Beh, l'odore, no? Come diceva... L'odore rimane leggermente aranciato. Aranciato, ricorda il mandarino. Sì, il mandarino. Non ci sono altre domande, penso che abbiamo concluso. Io sì, io vorrei solo dire, ecco, magari a chi è interessato, perché chi è che va l'appassionato che va a funghi si deve rendere conto che è molto importante anche saper riconoscere gli alberi e lo sguardo, oltre che a terra, a volte deve essere rivolto verso l'alto. Per cui vorrei consigliare questa guida, questo piccolo manuale in cui potete, è una guida pratica di Mondadori, Alberi d'Europa, e in questa trovate tutti gli elementi necessari che vi portano con semplicità al riconoscimento delle essenze arboree. E per un appassionato di funghi è molto importante. È importante perché i funghi sono strettamente legati alla pianta. Spesso se andiamo a cercare i sanguinelli, per fare un esempio umbro, voglio dire, no? Se andiamo sotto una pianta di pino nero, un bosco di pino nero, troveremo alcuni sanguinelli. Se andremo sotto i boschi di abete, delle abetaie, anche se da noi ce ne sono poche, non potremo trovare altro che il Lactarius salmonicolor, per esempio, no? Perciò dovremo cercare di capire su quali boschi andare se vogliamo cercare quel tipo di fungo, oppure se vogliamo analizzare e capire che fungo abbiamo trovato, la prima cosa da fare o una delle prime cose da fare è girarsi intorno, guardare le piante, guardare quello che c'è per terra, il frutto della pianta, le pigne se stiamo in una pineta, per capire su quale tipo di albero dobbiamo puntare le nostre indagini per vedere se è simbionte o no con quella specie di fungo. Perciò è una cosa che è molto importante per chi va a funghi. I libri, quello che ha detto Paolo, è sicuramente un bel manualetto, ce l'ho anch'io, lo conosco bene, ma vi potete sbizzarrire se andate in libreria, una libreria un po' fornita, ce ne sono veramente tanti, di tutti i prezzi ovviamente. Niente, vi ringraziamo, la settimana prossima ci sarà, se non vado errato, le tricolomatacee, perciò riparleremo di un genere di funghi, le tricolomatacee che verranno fatte, verrà trattato l'argomento dai nostri amici del gruppo micologico di Gualdo Tadino. Ringraziamo tutti, ci scusiamo con Aldo, che non siamo riusciti a farlo rispondere in diretta.
un'ultima domanda, mi sembra, sulle bacche del ginepro, no? Ah, è vero, c'è una domanda sulle bacche dei ginepri, che è, credo, di Lorida, no, di non so, un nome Facebook user. Volevo sapere le bacche di ginepro, non la sto trovando. Stai in sovraimpressione, Giorgio. La sto cercando sul video, Giorgio. Buonasera, le bacche di ginepro sono tutte commestibili? No, le bacche di ginepro sono commestibili, alcune e alcune no. Il nostro ginepro, il ginepro comune e il ginepro oxycedrum sono commestibili, anche se quella che adoperiamo, perché dovremmo adoperare più tranquillamente, è quella del ginepro, l'Uniporus communis, quella che diventa azzurra, bluastra, nerastra a maturazione. Sull'oxycedrus da noi non c'è possibilità di confonderlo con il ginepro, quello marino, Uniporus, io non me lo ricordo. È una delle bacche non commestibili, La bacca è tossica, però quello è un ginepro, intanto che non ha gli aghi, non ha gli aghi come i nostri ginepri, no. Ma ha un po' le foglie che sembrano aghi ma sono arrotondate, un po' come quelle dei cipressi, molto simile. Non l'ha messa Aldo come specie, e quella specie marina la troviamo nelle vinete, nella macchia proprio a ridosso delle dune, ha le bacche che possono assomigliare a quelle dell'Officetum e sono tossiche, come sono tossiche quelle piccoline dell'Uniporus Sabina che ha fatto vedere Aldo Brando, che sono i ginepri, anche quelli non hanno la foglia aghiforme come il ginepro di montagna, ma hanno quella foglia arrotondata un po' come quella dei cipressi, se vogliamo, e sono quei ginepri striscianti o che crescono massimo mezzo metro, 60 centimetri, 70 da terra, e che sono comunissime nei nostri parchi, lungo le strade, nei giardini pubblici, sono nelle aiole degli sparti traffico. Hanno delle bacche molto simili a quelle del ginepro comune e sono bacche tossiche. Ma qui toccherebbe fare una cosa molto ampia sui frutti del bosco, è un argomento che va trattato con le molle nello stesso modo in cui trattiamo i funghi, in cui dobbiamo trattare le erbe e qualsiasi altra cosa. Bisogna aggiungere quando si deve continuare. Scusa Giorgio, no, volevo solo aggiungere che le bacche del ginepro comune hanno un periodo di maturazione di 2 anni. Per cui vanno sempre raccolte alla fine del ciclo, quando assumono questa colorazione scura, bluastra quasi, e allora in quel caso sviluppano, diciamo, quegli aromi che consentono poi un felice utilizzo per le nostre pietanze. Perciò sempre attenti a tutto quello che raccogliamo per consumare, per adoperare in cucina, qualsiasi cosa essa sia. Non bisogna mai fidarsi, sembra, deve essere, se non è, non si prende, non si raccoglie, non si consuma o si fa vedere a qualcuno. Bene. Paolo, c'è qualche... è arrivata un'altra domanda che è una nostra amica della Calabria, Edi, che dice: vorrei avere qualche libro, un'indicazione su qualche libro degli alberi. Edi, te lo mando io per mail, ti mando anche qualche immagine di copertina così li puoi anche vedere. Salutiamo tutti, buonasera e ci vediamo venerdì. Sì. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Grazie per la grande partecipazione. Ciao.